Adesso sarà la volta della relazione presentata dal professor Vassilios Fanos. Ho scelto io di presentarla, professore. Il professor Fanos è professore ordinario di pediatria, direttore della scuola di specializzazione in pediatria dell'Università degli Studi di Cagliari. Quindi, da Sardegna, capirete, nonostante il suo nome, è considerato da noi sardo a tutti gli effetti. Ed è anche direttore da oltre 20 anni della terapia intensiva neonatale presso l'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Professor Fanos, la sua relazione ha il titolo Epigenetica e metabolomica e adesso ci presenterà la sua relazione. Prego, professore. Bene, buongiorno a tutti, grazie a professoressa Feno, mi sento a casa. Io ho imparato il sardo, non tutto, ma il motto del mio reparto è in custa domu non volubiri murusum frausum. Nella mia casa non voglio vedere musi imbronciati, che fa pandan con quello che è appena stato detto del sorriso. Mi fa molto piacere essere qui e ringrazio l'amico Giorgio, ma soprattutto non tanto per l'invito, ma perché ho sentito delle relazioni straordinarie. Veramente valeva la pena essere qui per questo. E ringrazio anche i relatori precedenti perché hanno asfaltato la strada alla mia chiacchierata. Ecco qua. Mi fa piacere che nessuno sia uscito dalla sala con questo titolo, a bere il caffè o fare altro, perché è qualcosa di molto particolare, molto difficile. Vorrei soprattutto, cercherò di rendere semplice, ma vorrei rispondere subito con questo lavoro che non è ancora uscito. L'interplay tra i players metabolici e barra metabolomici epigenetici nello sviluppo delle malattie, cioè l'interconnessione tra epigenetica e metabolomica, rappresenta una frontiera scientifica che sta rivoluzionando evolution, la comprensione di molte malattie. Questo è valido per tutte le malattie, non solo quelle acute ma anche quelle croniche. E qui c'è la modulazione dell'epigenoma. Io sono mezzo greco e P vuol dire sto sopra al genoma, cioè se sto sopra come vincitore delle Olimpiadi sono più importanti. Questa è l'agenda della mia chiacchierata, vorrebbe essere una breve storia del futuro, ma mi piacerebbe che fosse una breve storia del presente. Background. Una sola diapositiva per l'epigenetica, perché in questa sala tutti sanno cos'è l'epigenetica, la scienza che studia l'accessibilità ai nostri geni. Si definiscono epigenetici quei cambiamenti che influenzano il fenotipo senza alterare il genotipo, si trasmettono alle generazioni successive. Ecco perché il tuo DNA non è il tuo destino, ecco perché è l'ambiente a dirigere e a orchestrare i geni. Ma allora dove siamo oggi? Anche oggi, in questo momento, facciamo quell'esperimento della professoressa Lucangeli. Siamo al punto di inflessione. Stiamo assistendo a una grande rivoluzione, dicevo prima, grazie a discipline omiche, dal suffisso greco oma, che vuol dire un approccio olistico. Grazie alle discipline appunto omiche che ci consentono di fare la terapia, di fare una prevenzione nel singolo individuo. Noi siamo tutti diversi gli uni dagli altri, l'omino rosso. Tre pennellate da portare a casa. Più di 90.000 articoli pubblicati su PubMed. Una delle 10 tecnologie che cambierà non la storia della medicina, la storia dell'umanità, non so se mi spiego. E guardate l'entità dell'incremento degli investimenti nei paesi ad alto contenuto sociosanitario come il nostro. A parte la prima fila, chi è che sa cos'è la metabolomica? Alzi la mano. Più, decisamente più della media. Questo mi serve per orientare la mia chiacchierata. Questi sono i nuovi linguaggi della medicina. Questo è il mio libro best seller e long seller, tradotto in tantissime lingue, oltre all'inglese c'è la versione greca col mio nome in greco, l'ultimo è uscita la versione rumena circa un mese fa. Vedete quante parole nuove da apprendere, medicina dei sistemi, biologia dei sistemi, big data, lo pronuncio orgogliosamente alla latina, non data, data. E sono andato a scomodare Aristotele, perché la parola chiave è la complessità, il tutto non corrisponde alla somma delle parti. Cioè 1 più 1 fa 3, 1 più 1 più 1 fa 9. Io sono stato costretto ad avvicinarmi alla microbiomica perché tutti i metaboliti raccontano dello straordinario impatto
dei microrganismi, in particolare i batteri, nel determinismo della nostra vita e della nostra salute, sia in termini di good health, bad health, buona salute e cattiva salute. Per una volta il giornalista di Repubblica ha accolto l'essenza metabolomica, l'impronta individuale come chiave di una medicina personalizzata, consentendo diagnosi precoci e trattamenti farmacologici sempre più mirati. La domanda più importante non è what, which, where, when, ma è why, perché, no? Perché ha ucciso? E vorrei farmi un esempio perinatale. Io faccio il neonatologo, dirigo la terapia intensiva neonatale di Cagliari da oltre 20 anni. E abbiamo 3 neonati identici per noi dal punto di vista clinico che vengono alla vita con questa carta d'identità molto negativa, se 88 di pH, eccesso base meno 22, e convulsivano precocemente poco dopo la nascita. Bene, noi li trattiamo internazionalmente e anche con i nostri protocolli con l'ipotermia per raffreddare il cervello e ridurre il danno secondario. Ma se vediamo come vanno a finire questi 3 bambini identici per noi dal punto di vista clinico, Paolo muore 48 ore dopo, prima di completare l'ipotermia. Mario ha un'insufficienza epatica acuta, renale acuta, alla dimissione ha un grave danno neurologico. Non mi serve la risonanza, l'ecografia, lo vedo clinicamente, a proposito della clinica, no? Non succhia, ha un bruttissimo tono. Dario invece, alla dimissione, sembra un neonato normale, sembra un neonato uscito dal nido. Certo, se vedo l'ecografia risonante vedo che c'è qualcosa che non va. E allora cos'è che sfugge alla nostra medicina contemporanea, pensando di fare bene in buona fede? Sfugge la straordinaria variabilità interindividuale, basale, che aumenta clamorosamente dopo uno stimolo forte come l'asfissia, la sepsi, digiuno prolungato, metteteci quello che volete voi. Allora se vediamo quello che succede attraverso la lente della metabolomica, vedete il neonato A si trova in un'area dello schermo che viene chiamata purtroppo non solo metaforicamente la valle della morte. Il suo metaboloma, questo punto che è una sintesi di tutti i punti dell'organismo, tutti i metaboliti, si sposta molto poco. Il neonato B va verso la valle della morte, ha un'insufficienza renale epatica acuta, torna indietro, ma la dimissione è un grave danno neurologico clinicamente evidente. Il neonato C alla dimissione sembra uno normale. Vedete, quello che sfugge alla nostra medicina protocollifera è questa straordinaria variabilità individuale. Tradotto, cosa vuol dire? Che morire o sopravvivere, sopravvivere con o senza effetti collaterali, dipende da una proprietà intrinseca dell'individuo, che i nostri protocolli non colgono, come dare un 48 drop 8 a tutti gli uomini in sala, una taglia small a tutte le donne in sala, o lo stesso profumo, cambia completamente l'effetto in base alla pelle, al metaboloma cutaneo, al microbioma cutaneo. Passo in avanti, ogni colore è un neonato, prima, durante e dopo l'ipotermia. Esistono dei metaboliti che se non scendono al di sotto di un livello soglia sono legati alla morte. Per esempio, i 2 ultimi, il terzultimo e l'ultimo sulla destra, hanno dei valori altissimi e anche se l'ultimo sulla destra scende molto, non scende al di sotto del livello soglia. Quindi questi 2 neonati sono quelli che moriranno, purtroppo. Moriranno nonostante i nostri protocolli. Allora, oggi vi mostro questa diapositiva senza giubbotto antiproiettile, dico queste cose da 16 anni, a proposito di andare controcorrente, alcuni pazienti muoiono perché non li abbiamo trattati abbastanza, il protocollo era troppo poco, alcuni pazienti hanno effetti collaterali perché li abbiamo trattati troppo, not enough, too much. I protocolli che usiamo sono calibrati per la media dei pazienti, but la media dei pazienti non esiste. Esiste Vassilios, esiste Giorgio, esiste Mauro, Daniela, Francesca, Maria Bonaria, cito un nome sardo. Come funziona? Beh, tutti siamo abituati alla parte alta della slide del sistema gaussiano, ma qui ci muoviamo in un altro mondo, il mondo dello scale-free networks, o se preferite hub and spoke, dove ogni nodo è diverso dagli altri perché ha molte più connessioni. I nodi verdi sono diversi dagli altri, hanno molte più connessioni, sono più importanti.
il modo con cui noi, diciamo, scriviamo articoli scientifici, con cui costruiamo sistemi autostradali, ferroviari, con cui abbiamo rapporti sociali, sessuali, il modo con cui funzionano i social, è la stessa roba. Questa legge che secondo i matematici rappresenta un'evoluzione del sistema. Ma voi direte, cosa c'entra con la clinica? Questo è un lavoro di oltre 10 anni fa nostro, bambini con disturbo dello spettro autistico confrontati con i fratelli non affetti. Questi 60 di metaboliti rappresentano l'essenza dell'autismo. Maggiore il diametro, più importante il metabolita, verde aumentato rispetto ai controlli, rosso diminuito rispetto ai controlli. L'altra cosa importante è la connettomica, questo termine l'abbiamo già sentito oggi, cioè il numero di connessioni, quindi dove ci sono tante connessioni, quella zona è più importante della zona con meno connessioni. Potrei parlarvi di questa diapositiva per un'ora. Ci sono dei metaboliti patognomonici dei bambini con clostridi, 9 bambini su 10 con autismo hanno 10 volte i clostridi nell'organismo, io chiamo i bad boys dell'intestino. Si possono costruire delle reti estremamente complesse come questa, si può calcolare l'impatto di ogni metabolita e di ogni connessione nel determinismo dell'autismo. Oppure lavori molto complessi come questo a cui ho partecipato, dove anche chi ha scritto il lavoro non riesce a capire bene tutto il lavoro, talmente è complesso. Il termine complesso è più complesso, gioco di parole, di complicato. Complexus, complicat, fa molta differenza. Oppure si può semplificare, come in questo caso una rete semplice, con metaboliti e microrganismi insieme. Giusto per darvi l'idea dell'interplay tra il microbioma, il metaboloma, l'epigenetica, vi dico appunto l'alterazione microbiota di cui vi ho appena parlato, aumento dei clostridi, anche della candida, riduzione dei batteri donati dalla madre attraverso la più grande bevanda probiotica che c'è in natura, cioè il secreto vaginale materno, lattobacilli e latte materno, bifidobatteri, aumentano i metaboliti tossici della metabolomica e si forma un leaky gut, c'è un'interferenza con, diciamo, le citochine che determinano infiammazione, un impatto sui mitocondri. Ho messo questa diapositiva sapendo la competenza che c'è in questa sala sui mitocondri. Guardate quanti problemi hanno i mitocondri, i bambini con disturbo dello spettro autistico. Oggi sappiamo che le cellule dialogano tra di loro non solo attraverso SMS biologici, ma anche attraverso dei veri e propri nanotubuli. E cosa si scambiano queste cellule? Si scambiano i mitocondri, cioè l'energia. Tutte queste cose che vi racconto sono diventate il centro per paradigma nuovo nell'affrontare i disordini dello spettro autistico. Perché chiaramente i geni non li possiamo cambiare, ma è molto importante l'epigenetica. Epigenetica è più importante. Quindi la metabolomica e lo stetoscopio del XXI secolo ha a che vedere con la medicina predittiva e con la medicina personalizzata. La biochimica tradizionale è il pescatore, io abito a 3 metri dal mare, questa fortuna, privilegio. E sono lì da molti anni, non ho mai visto un pescatore pescare un pesce. La metabolomica pesca tutto quello che c'è, dosa tutti i 3.000 metaboliti urinari, cosa c'è, quanto ce n'è. Quindi, vi ho detto del termine OMA, il suffisso metabolì, e la radice metabolismo vuol dire cambiamento, change, un'impronta digitale unica determinata dalle piccole molecole, quelle che pesano meno di 1500 Daltons, quelle che i costruttori scartarono, che sono diventate invece la pietra portante di questa tecnologia. I miei specializzanti e studenti dicono un grande casino. Sì, è un grande casino, poco scientifico, però si può decodificare. Quindi qualsiasi liquido biologico, anche biopsie, tecnologie estremamente sofisticate, risonanza magnetica, gas massa, liquido massa, si va alla ricerca dei metaboliti discriminanti. Batuffolo di cotone perché nei neonatini noi raccogliamo in maniera non invasiva col batuffolo di cotone, nessun problema con i comitati etici e con i genitori. Questa è la modalità di rappresentazione più semplice della metabolomica, una rappresentazione bidimensionale, soggetti normali, soggetti che hanno problemi renali. Guardate la straordinarietà del fatto che non c'è l'overlapping, la sovrapposizione delle due nuvole, che è quella che ci crea problemi. Quello è uno dei nostri strumenti. Anni fa ho investito tutto quello che avevo nella ricerca per comprare questo giocattolo.
Gli inglesi dicono the difference between men and boys is the cost of the toys. Sono giocattoloni da 500.000 a 2 milioni di euro. Dimenticate tutto quello che ho detto, ma siccome c'erano poche mani alzate, devo ora velocemente raccontarvi cos'è la metabolomica. Cos'è la metabolomica? È un codice a barre. Il codice a barre ci dice tutto in maniera individualizzata, personalizzata. Nel corso di 16 anni che facciamo metabolomica abbiamo affrontato tantissimi argomenti a livello sperimentale, il neonato, il bambino, l'adulto, adesso siamo arrivati all'anziano, tra l'altro c'è una collaborazione con la professoressa Fenu con l'analisi del capello e la metabolomica, molto interessante, siamo arrivati al Parkinson, demenza senile, eccetera. Ma vorrei farvi vedere, a proposito di epigenetica, il momento più vulnerabile della vita, quello dei 1000 giorni, ovviamente molto opportunamente segnalato dalla dottoressa Nava, abbiamo pubblicato molti lavori e da un punto di vista pratico, ad esempio, capire se la madre che ha un'infezione al citomegalovirus trasmetterà il virus, che è tremendo, diciamo, per il neonato oppure no. Oggi la diagnosi si fa, la sensibilità e specificità è come tirare in alto una moneta a testa croce. Qui arriviamo al 90% e gli stessi metaboliti sono presenti nelle urine. Questo non ci stupisce, proprio vista l'origine del liquido amniotico, no? Come si diceva. Placenta. Placenta io la chiamo the flight recorder, cioè la scatola nera della gravidanza, ma anche la sfera di cristallo. Guardate che gli egizi la chiamavano l'anima, a proposito del titolo che è stato poi cambiato di questo convegno. Senza sapere nulla con la della paziente, con la metabolomica si può dire è a normo peso, ha un peso in eccesso, ha il diabete, non ha il diabete. Un lavoro che stiamo replicando con le urine all'inizio della gravidanza, si può predire, anticipare la comparsa del diabete gestazionale. Lo stiamo replicando, i primi dati confermano questo e anche si può predire il fatto che se il neonato sarà un macrosoma oppure no. Questo è un progetto di cui, appena finito, di cui sono capofila. Si può, senza sapere nulla della storia della paziente, sapere se la paziente vive, ha partorito a Cagliari, a Milano, a Taranto o a Pisa, con un dosaggio, determinazione di centinaia di metaboliti e la correlazione epigenetica col metiloma, regola mnemonica M, mortificazione, spegnimento dei geni, a accettigliazione. Prof, 2 minuti. Un minuto. Vi faccio vedere questa diapositiva a proposito degli interferenti endocrini, un progetto europeo che stiamo facendo. Guardate la percentuale di ftalati ricordati prima e anche le cellule staminali. E le cellule staminali e il latte materno che poi vanno a migrare nel cervello del neonato colonizzandolo, il colpo di scena straordinario, molti pediatri non sanno ancora questo, è che si trasformano in neuroni, oligodendrociti e astrociti. Della plastica è già stato parlato, allora è importante sapere che non tutti i latti materni sono uguali, alcuni latti materni sono più protettivi di altri e stiamo studiando l'epigenetica e la metabolomica in tante malattie ostetriche per capire di rendere il latte delle madri con patologie, diciamo, più adeguato alle esigenze del bambino. Vado allora a saltare un po' di diapositive perché è un po' difficile parlare di questo argomento in poco tempo. Infezioni neonatali, è possibile medicina individualizzata a vedere l'andamento di un singolo soggetto, questo è un neonatino con un'infezione fungina, le enterocoliti necrotizzanti, anche qui ci sono queste reti straordinarie, scale free network del microbiota. Abbiamo studiato più di 1 migliaio di gemelli, compresi gemelli identici, che sono considerati l'esperimento perfetto in natura, e risoluzione di casi clinici complessi come questo con risultati straordinari per cui i genitori hanno gridato al miracolo, non è un miracolo, è la medicina personalizzata. Vado allora alle conclusioni. I metaboliti sono il linguaggio segreto dell'organismo con cui dialogano tra di loro batteri e batteri, cellule, cellule e batteri nei diversi assi dell'organismo. Io non sono social, però vi dico, seguite i metaboliti influencers perché vi porteranno la soluzione di molti problemi. E noi stiamo lavorando per produrre dei dipstick come le urine, quelli delle urine, a letto del paziente, bedside, alla ricerca traslazionale,
dico dalla medicina basata sulla genetica, quella sull'epigenetica, non possiamo cambiare il nostro passato, avremmo dovuto sceglierci i genitori e i nonni, possiamo cambiare il nostro futuro cambiando i fattori epigenetici. Non dimentichiamoci, essendoci questo grande casino di big data, l'intelligenza artificiale, metabolomica, microbiomica, machine learning sono secondo me il futuro della medicina. Io ho avuto il privilegio durante il lockdown di parlare alla Commissione europea mezz'ora su questo argomento. Vorrei ringraziare tutto il mio gruppo che ci ha permesso di vincere moltissimi progetti, 4 progetti europei e molti progetti italiani. Ma voi dite, ma a noi interessa questa cosa? Questo è il testo di pediatria che sta uscendo, c'è un capitolo per gli studenti. Raga, ne vogliamo parlare? Vogliamo aggiornarci? Siete tutti invitati al mio 20° congresso internazionale, dura 4 giorni, 10 congressi in uno, e c'è una magnifica parte che riguarda proprio i primi 1000 giorni all'aging, la vita è un continuo. E chi fosse interessato, io posso parlare di questo argomento in tantissime malattie del neonato, del bambino e dell'adulto, e vado a chiudere. Ma allora, la metabolomica è un passo avanti verso il futuro? Questa è la mia risposta. Non predico il futuro, ma lo osservo, perché il futuro è già qui. Grazie.